Silenzioso tutto. Allora, buongiorno, buongiorno. Sistemiamo le ultime cose. Perfetto. Allora siamo anche su Instagram, su Facebook, su LinkedIn. Io sono partito con qualche secondo di anticipo perché facciamo passare qualche decina di secondi così chi ha piacere di collegarsi, ha il tempo di farlo, magari mettersi le cuffiette, mi raccomando se siete in macchina, mi raccomando modalità auto, chi guida mi raccomando non si distragga minimamente, spero che molti di voi siate in pausa pranzo, saluto, anzi salutiamo tutti quelli che stanno lavorando, in particolar modo le forze della sanità pubblica, di cui abbiamo un enorme bisogno, che non finiremo mai di ringraziare abbastanza per quello che hanno fatto durante la pandemia. Speriamo che nessuno si dimentichi quanti sforzi hanno fatto, tutte le forze dell'ordine, tutti quelli che ci danno i servizi essenziali. Allora, sotto di me vedete un ragazzo decisamente con i capelli più neri, beato lui, ed è Giacomo Zattini. Come lo vedete dal suo sito, di candidato a queste europee. Io sto cercando di dare spazio a più candidati possibili per farli conoscere, per farvi capire quanti contenuti e quanta materia prima di qualità abbiamo. E perché dico che questo è un ennesimo candidato con tanta materia prima decisamente valida? Perché già, diciamo, poi si presenterà lui, ma io spoilerò. Già si è dato molto da fare con le associazioni, chiamiamoli giovanili, le associazioni giovanili, e diciamo che questa foto è piuttosto eloquente. Mentre molti chiacchieravano, lui è andato lì con altri amici, letteralmente a prendersi una marea di fango per aiutare l'Emilia Romagna. Però ha fatto un passaggio, ha fatto quel passaggio che credo che tutti noi dobbiamo fare. Una volta che capiamo che l'attivismo di base, il volontariato di base è certamente ottimo ed è da continuare a fare, però poi le decisioni, le leggi, banalmente le leggi si scrivono in Italia, al Parlamento nazionale, poi quelli regionali, ma poiché siamo obbligatoriamente obbligati, scusate la ripetizione, a recepire leggi europee che si chiamano direttive, si chiamano regolamenti, ma in buona sostanza sono leggi che noi dobbiamo recepire obbligatoriamente. Ecco che il livello di Bruxelles diventa è il più importante. C'è poco da fare, è il più importante. Io dico sempre che i telegiornali nazionali dovrebbero avere l'80% dello spazio su quello che succede a Bruxelles. E poi il 20% su quello che succede in Italia, perché noi siamo, di tutte le leggi che facciamo in Italia, l'80% sono vincolate, limitate, guidate, dirette da quello che viene deciso a Bruxelles. Ecco perché le elezioni europee sono importantissime, perché Bruxelles, c'è poco da fare, è un livello superiore. Tanto è vero che quando si parla di infrazione europea, l'Italia che è purtroppo piena di procedure di infrazione, significa proprio questo, che se tu non rispetti quelle leggi, paghi, quindi proprio più obbligati di così, capite che non si può fare. Per cui Giacomo, assieme a tanti altri, ha fatto questo passaggio. Prima ha fatto quello che io chiamo il consumo critico, un attivismo, un volontariato. Il consumo critico significa che io sto attento a cosa compro, non solo a livello di mangiare, di vestiti, ma l'elettricità che consumo, perché l'elettricità da fonte rinnovabile costa uguale a quella fossile. Quindi, visto che mi costa uguale, perché dovrei acquistare elettricità da fonte fossile? Le banche, ieri ho fatto un'altra di queste dirette con il candidato che è uno dei candidati che fondò Banca Etica, che ne è stato presidente, e abbiamo parlato
un'ora appunto di banche. Quindi certamente il consumo critico si deve fare, ognuno di noi lo deve fare, perché ha un'importanza mostruosa, fondamentale. E fatemi fare un po' di polemica, perché la polemica attizza la discussione. Io non ho mai comprato e non comprerò mai un prodotto che viene pubblicizzato da un personaggio famoso che viene pagato centinaia di migliaia di euro o di dollari, se non ancora di più, semplicemente per dire che quel prodotto è più bello degli altri. Non perché mi stia antipatico o perché sia illegittimo fare questo, ma perché io voglio pagare il prodotto. Io non voglio pagare la provvigione, diciamo così, il compenso di quella persona. Io valuto il prodotto. Se il prodotto è buono, lo compro. Se non è buono, non ci sarà nessun personaggio famoso a convincermi del contrario. E a parità di qualità, io comprerò sempre quello che non viene pubblicizzato dal personaggio famoso. Perché non voglio pagare di più, perché è chiaro che lo sto pagando di più. È chiaro che se quell'azienda potesse risparmiare il costo del testimonial, potrebbe vendermi il prodotto uguale, identico, a minor prezzo. Per cui, care aziende, chiunque voi siate, di qualunque prodotto o servizio vendiate, ecco, sappiate che faccio parte di quella larga schiera, e siamo sempre di più, di persone che vogliono pagare il minimo possibile, ma non per avere la qualità minore possibile, ma per avere qualità al prezzo minore possibile senza spese inutili. E quella del testimonial è una spesa inutile e, a mio avviso, anche estremamente antipatica, visto che ci sono persone, che tante persone che sopravvivono con uno stipendio minimo, tante senza stipendio, e quindi piuttosto aiutiamo quelle. Bene, io ho parlato anche troppo, voglio lasciare immediatamente la parola a Giacomo, che si presenta, e basta. Giacomo, vai, tutta tua. Grazie. Il microfono. Grazie Gianni. Prima di presentarmi, però, volevo che tu ti presentassi brevemente per le persone che non ti conoscono, forse saranno poche, però chi mi segue magari non ti conosce, e se ti presenti brevemente, chi sei e cosa hai fatto e cosa fai? Grazie, questa contro domanda. No, okay. Dunque, io ho fatto il senatore nelle due scorse legislature, Commissione Industria, Commercio e Turismo, quindi ho sempre lavorato sul fronte energia, diciamo che sono il nonno del superbonus, il papà chiaramente è Fracaro, sono il papà delle comunità energetiche in Italia, mentre il papà europeo è Tamburrano. Quindi Tamburrano ha fatto la legge appunto in Europa che noi eravamo obbligati a recepire, semplicemente io ho corso come un matto e l'abbiamo recepita per primi in Europa. Attualmente sono coordinatore del Comitato Transizione Ecologica e Digitale, che significa che aiuto il movimento a definire meglio le sue linee politiche su tutto quello che è appunto transizione ecologica e digitale. Ho la delega sull'energia da parte di Giuseppe Conte e quindi continuo fortissimamente a lavorare per abbassare i costi dell'energia, perché alla fine è un discorso di costi che possiamo risparmiare moltissimo. Quindi grazie, e grazie, di nuovo a te la parola. Grazie ancora Gianni. Mi presento per chi non mi conoscesse, e mi chiamo Giacomo Zattini, vedete qui dalla foto che Gianni sta mostrando. Ho 27 anni e insomma vengo dalla famiglia di agricoltori di Meldola, vicino a Forlì, in Romagna, quindi, e tutta la vita l'ho insomma passata vicino a contatto con la natura, con i temi ambientali, sempre presenti nella storia della mia famiglia. Insomma, gli agricoltori sono i più vicini ai temi ambientali, ne sono colpiti e sono anche quelli che vi incitano sui nostri territori. E negli ultimi 10 anni, da quando ero al liceo, ho sempre portato avanti le mie battaglie, insomma i miei temi per i quali mi batto, i temi sociali, i temi ambientali, e negli ultimi 5 anni fuori dai partiti, con il movimento Fridays for Future. Il mio primo impatto con la politica però è stato proprio il Movimento 5 Stelle. Avevo 16 anni circa, e ero al liceo, come vi ho detto, e
è stato il primo impatto, quello con la politica, grazie al Movimento 5 Stelle. Ho fatto attivismo qualche anno, ero iscritto, banchetti, attivismo vario. Poi sono andato all'estero, ho lavorato qualche mese in Germania, ho studiato in Spagna, ho fatto l'Erasmus, ho iniziato e finito la facoltà di Scienze Internazionali e Diplomatiche, mi sono laureato magistrale da poco, anche con una tesi sul Green Deal europeo, la misura che ci sta molto a cuore, che in questo momento sappiamo benissimo, Gianni lo sa meglio di me, in questo momento è sotto attacco e si rischia veramente che la prossima commissione non sia basata sul Green Deal europeo, sulla transizione ecologica, ma sulla transizione militare, ma ne parliamo a breve. E insomma, in questi anni, mentre studiavo, ho sempre lavorato per pagarmi gli studi, e nello stesso tempo ho fatto attivismo per il clima. Io mi sento e sono, e sarò sempre, a prescindere da come andrà, ma anche se sarò eletto, soprattutto se sarò eletto, sarò sempre un attivista per il clima, per la giustizia climatica e sociale. Ho fondato nel 2019 a Forlì, insieme ad altri amici, il movimento Fridays for Future, che conoscete tutti e tutte, ovviamente in questi anni ha portato in piazza milioni di persone, di giovani, non solo giovani, in realtà in tutto il mondo. E per questi cinque anni sono stato anche co-portavoce nazionale di questo movimento lo scorso anno, nel 2023. Naturalmente in questo momento, ci tengo sempre a dirlo, ne sono uscito perché il movimento Fridays for Future è un movimento apartitico, e quindi le persone che fanno poi politica in senso istituzionale giustamente escono e fanno questo percorso, perché abbiamo bisogno ancora tantissimo di movimenti che siano fuori dalla politica partitica, ma che ci dialoghino per spingerla sempre ad andare verso qualcosa di meglio, di più ambizioso, eccetera. Quindi è sempre importante questo aspetto. E in questi cinque anni ho girato un po' il mondo, vedete le immagini che sta facendo girare Gianni, e ho portato avanti sempre da volontario, perché Fridays è un movimento che le persone non sono pagate per fare quello che fanno, e sono andato in giro per il mondo, sono andato alle conferenze sul clima, COP26 e COP27, conferenze sul clima dell'ONU, di Sharm el Sheikh e di Glasgow, e come delegato delle Nazioni Unite. E ho lavorato in Parlamento europeo 5 mesi come tirocinante nel gruppo dei Greens, il gruppo in cui anche il Movimento 5 Stelle sta cercando di entrare, e speriamo che possa entrarci dopo le elezioni, dovrebbe andare così, ci lavoriamo. E per quanto riguarda appunto gli studi, appunto, Scienze Internazionali e Diplomatiche, in questi 5 anni è stata la magistrale l'università che ho fatto, che mi ha portato poi dopo a collegare, se vogliamo, la parte accademica alla parte di attivismo, i miei valori alle mie competenze, che in questo momento sto cercando di mettere a disposizione della società in una maniera, secondo me, conseguente rispetto a quello che ho fatto in questi anni, perché dalle piazze vorrei portare le persone a impegnarsi in politica, o comunque a riacquisire un po' di fiducia nella politica. La mia generazione non vota più, e molte persone di tutte le età non votano più, la mia generazione ancora di più fa fatica a votare, fa fatica a riconoscersi in qualcuno, oltre che nei partiti, in qualcuno che porti delle idee nei partiti e nella politica istituzionale. Questi anni, appunto l'anno scorso, a dire il vero, l'evento che più mi ha colpito, che mi ha convinto a candidarmi, è stato quello dell'alluvione. Lo sapete, anche chi non è romagnolo lo sa benissimo, sul mio territorio è arrivata una valanga d'acqua, un ennesimo evento climatico estremo che ha distrutto tutto, ha veramente distrutto tutto. In quei giorni terrificanti abbiamo visto il nostro territorio cadere sotto i nostri occhi, crollare dalle campagne, tutte le frane che hanno distrutto il nostro territorio sono cadute all'interno dei fiumi che sono stati trasportati a valle e hanno inondato le città di fango. E mentre la Meloni, insomma, il nostro presidente del Consiglio, veniva a fare passerelle elettorali a dirci cosa lei pensava, tra l'altro con ministri come Salvini che negavano, continuavano a negare e ancora oggi continuano a negare il cambiamento climatico, la crisi climatica, lo sconvolgimento climatico in corso. Ecco, la Meloni faceva passerelle mentre io e tutti i ragazzi e le ragazze che potevano e che in quel momento sono scesi in piazza spalavamo il fango, pulivamo tutto quello che potevamo, davamo una mano alle persone e cercavamo un po' di portare quel sollievo, lo sapete, che anche dal governo nazionale purtroppo sta facendo fatica ad arrivare, anzi non sta arrivando, mancano ancora oltre 6 miliardi di euro per i fondi che sono necessari per far riprendere a queste famiglie. Vedete, in questa foto ero con una famiglia di Forlì, che tra l'altro ho conosciuto poi lì, e ci siamo conosciuti, ci conoscevamo, conoscevano i miei nonni da piccolo, insomma. Questa tragedia è stata anche un momento in cui le persone si sono un po'
oltre a rendersi conto che c'è un problema climatico veramente gigantesco, si sono anche unite. Abbiamo fatto veramente più comunità e diciamo è forse l'unica cosa positiva di questa alluvione. Questa foto è stata veramente come tante altre, tanti eventi, l'avete visti, tante persone che sono arrivate da tutta Italia a darsi una mano, hanno ricostruito un po' questo tessuto a livello sociale, perché se no il governo è stato latitante ed è oggi tuttora latitante sui nostri territori. Insomma, il tema dell'alluvione mi ha convinto a candidarmi, di fatto. Sono l'unico candidato del nostro territorio per il campo progressista, quindi tutti quei vari partiti che in Romagna parlano di crisi climatica, parlano dei temi del territorio, dell'ambiente, io sono l'unico candidato che può rappresentare questo territorio e queste tematiche. Insomma, il motivo per cui mi sono candidato è anche perché in Parlamento europeo si può fare tantissimo, possiamo sbloccare tanti fondi europei che servono ai nostri territori per riprendersi e per adattare i nostri territori, non soltanto la Romagna da questo punto di vista. Gianni, tu abiti in un territorio, vieni da un territorio che anche quello è stato colpito da eventi climatici estremi, tutto il nord-est ha degli eventi climatici estremi che lo stanno colpendo anche in queste ore, in questi giorni. Vedremo cosa succederà quest'estate con la siccità, che non ci sta veramente lasciando pace, e il sud con gli incendi, insomma abbiamo ogni territorio d'Italia in realtà ha i suoi eventi climatici estremi e abbiamo bisogno di una gran parte di fondi, tanti soldi, perché costa tanto effettivamente adattare il nostro territorio al nuovo clima, e questi soldi devono essere portati a livello europeo. E come facciamo se questi soldi li buttiamo in armamenti, in transizione militare al posto che nella transizione ecologica? Quindi il secondo punto è ovviamente quello della pace. Uno dei miei punti principali è quello di andare in Unione Europea con una delegazione fortissima di persone che cerchi un negoziato di pace in Ucraina, che cerchi di non mandare avanti l'escalation militare in tutti i modi, che faccia in modo che questo conflitto si fermi e che ci sia un cessato il fuoco, l'Ucraina non perde tutti i suoi territori e la Russia non vada verso un'escalation militare che veramente porterebbe la mia generazione a dover prendere un fucile nei prossimi anni. Sembra assurdo, mi rendo conto. Io quando parlo con alcuni ragazzi, alcuni miei coetanei, dicono no, ma è impossibile, non è che torniamo in guerra, lo fanno gli altri, in Ucraina vanno in guerra. In Ucraina ci sono dei miei amici che hanno 25 anni che sono in trincea, che da 27 anni sono passati 25. Se noi andiamo in questa direzione, la mia generazione nei prossimi anni, invece di occuparsi di quello che gli interesserebbe veramente, deve occuparsi di una guerra. E poi costerebbe un sacco di soldi, ripeto, quei soldi non ci servono in armamenti. Si parlava di 500 miliardi, Gianni queste cifre le sai meglio di me, si parlava fino a qualche mese fa di 500 miliardi all'anno per 10 anni per la transizione ecologica a livello europeo. E adesso di quella cifra non si parla più e si parla di 1000 miliardi all'anno per 10 anni in armamenti, in transizione militare. Questo non ce lo possiamo permettere. E poi il tema di Gaza. Il tema di Gaza in questo momento noi abbiamo una voce come Unione Europea? Non ce l'abbiamo. Abbiamo la voce degli Stati Uniti che ci portano avanti un supporto totale ad Israele, perché quello che si sta facendo adesso sono tante parole, tanti arzigogoli a livello semantico per dirci che Israele non va bene, però di fatto stiamo continuando a sostenere Israele nel suo folle progetto di pulizia etnica e di un massacro che in questo momento è in corso sotto i nostri occhi. Siamo inermi, in questo momento tantissime persone della mia età non ci stanno più dentro a livello psicologico perché dicono ma come? Cioè, sta succedendo questo massacro e io non posso fare niente e chi potrebbe farlo non lo fa. Noi abbiamo bisogno di mandare in Parlamento europeo ed è il motivo per cui mi sono schierato decisamente negli ultimi mesi, nelle scorse settimane, e mi schiererò sempre perché non ho paura di farlo. Abbiamo bisogno di persone che si schierino su questi temi. Dobbiamo mandare persone che non hanno paura di dire le cose come stanno. E in questi anni, purtroppo, è stato fatto poco. Il nostro governo in questo momento è complice di questo. E dobbiamo obbligare anche da livello europeo i nostri governi a prendere posizioni contro quello che sta accadendo in Israele e dare conseguenzialità alla Corte Penale Internazionale, che ha detto come Hamas, il gabinetto di guerra di Israele e Netanyahu, entrambi devono essere giudicati per crimini contro l'umanità, sia Hamas che Netanyahu. E questa cosa è quello che dovremo portare avanti nei prossimi mesi anche in Parlamento europeo. Tutto questo, e chiuderei con questo perché è forse per chiudere il cerchio della mia candidatura e le motivazioni che mi spingono, deve essere tutto collegato alla pace, i temi della pace, della transizione ecologica devono essere collegati ai temi della giustizia sociale, altrimenti nessuno, penso Gianni, penso anche tu, confermami se sbaglio, non penso che tu sia interessato a un mondo in pace e un mondo pulito e sostenibile, ma che al suo interno ha delle diseguaglianze sociali gigantesche. 6 milioni di poveri in Italia, 6 milioni di persone sotto la soglia di povertà,
persone che non arrivano a fine del mese, persone che vivono nel lusso e persone che vivono in miseria, e noi dobbiamo portare dal livello europeo i temi del salario minimo, del reddito di cittadinanza, delle misure di supporto alla transizione anche del mondo del lavoro, che deve essere accompagnata, per portare queste persone a seguirci nelle nostre idee rivoluzionarie anche sulla transizione ecologica, perché altrimenti ce le lasciamo indietro. Insomma, io questa candidatura la intendo come proprio portare la mia generazione, perché io mi rivolgo a tutti, ma sicuramente avendo 27 anni mi rivolgo a una generazione che in questo momento vede di fronte a sé un futuro in fiamme, dal punto di vista militare, dal punto di vista della crisi climatica, dal punto di vista delle diseguaglianze. In questo momento abbiamo un futuro. Io stesso, non è che parlo per gli altri, io stesso guardo nei prossimi anni, guardo al 2050, che è nel nostro simbolo del Movimento 5 Stelle, 2050, oltre che pace. 2050, come ce lo immaginiamo nei prossimi anni? 2050 è più vicino del 1995, sembra incredibile, io sono nato nel 96, è più vicino al 2050 a quando sono nato. E questa data la dobbiamo pensare con speranza, non con terrore. In questo momento la pensiamo con terrore, perché ci stiamo andando con una serie di cose che dobbiamo cambiare. E voglio portare la mia generazione a impegnarsi e a combattere non una guerra, ma la crisi climatica e le diseguaglianze sociali. E io, questo è veramente tutta la motivazione che mi ha spinto in questi anni a passare dal lato dei movimenti e delle piazze, che, ripeto, sono fondamentali e sempre saranno fondamentali, nella loro autonomia. L'ho sempre difesa in questi anni da attivista per il clima, questa autonomia dei movimenti, che è fondamentale. Però ci vogliono persone che facciano da ponte tra questi movimenti, tra quello che oggi scende in piazza. Oggi scendiamo tantissimi giovani, e giovani scendono in piazza sulla Palestina per protestare contro un governo complice di questo massacro, e vengono manganellati, sia per il clima che per la Palestina, vengono manganellati in continuo, di continuo, vengono repressi. E questo non è possibile, abbiamo bisogno di persone che poi nelle istituzioni non siano sorde a questi richiami, che spesso sono anche ambiziosi. Gianni, poi mi dirai tu, ma in questi anni, anche da senatore, da persona nelle istituzioni, e poi lo vedi anche adesso da coordinatore del Comitato sulla Transizione Ecologica, effettivamente i movimenti sono scomodi. Certo che sono scomodi. Cavolo, cosa devono fare? Devono fare da gran cassa dei partiti? Devono fare quelli ambiziosi. Poi i partiti hanno, e chi scende in politica istituzionale deve fare compromessi, perché deve portare quello che è fattibile, ma con la massima ambizione. E quindi, insomma, io adesso faccio questo passaggio, che non è facile, però è, penso, la cosa più naturale che potessi fare dopo questi anni passati a battermi per questi temi nelle piazze. Sì, sì, Giacomo, direi che quello che hai detto, chi ha un minimo di sensibilità capisce che tipo di persona sei. Hai fatto il passaggio che avevo detto all'inizio. Innanzitutto, comunicazione di servizio, ma mica tanto, se qualcuno vuol fare delle domande a Giacomo durante questa diretta, basta che lo scriva come commento, sia su Facebook, su LinkedIn, su Instagram, e io lo pubblico la domanda, e così Giacomo può rispondere assolutamente in diretta. Quindi non siate timidi, se avete domande fatele. Io sono perfettamente d'accordo. 41 anni fa, quando avevo 16 anni, mi sono iscritto a Amnesty International e Mani Tese, e 41 anni fa non c'erano gli strumenti comunicativi che ci sono adesso, e metto l'accento sugli strumenti comunicativi perché noi 5 Stelle, che non abbiamo soldi, usiamo moltissimo i social perché sono gratis, banalmente sono gratis, e teoricamente ci dovrebbero consentire, diciamo così, un grosso pubblico. Peccato che la politica delle principali piattaforme di networking come Facebook e company abbiano completamente bannato la politica dalle discussioni. Quindi se voi fate un post politico o una diretta politica, siete praticamente avrete il minimo del minimo del minimo delle interazioni. Questo per capire quanto diamo fastidio, perché noi abbiamo contenuti, abbiamo numeri. Io da 10 anni pubblico numeri, numeri, numeri non fatti da me,
ma fatti dai grandi organismi internazionali, dalle università, dai politecnici, dai ricercatori, da chi di mestiere è professionista di una certa cosa. Per cui se il 97% degli scienziati dice che il cambiamento climatico è una realtà ed è antropico, cioè di origine umana, se il 97% degli scienziati dice così, direi insomma che sarebbe anche il caso di ascoltarlo. Tra l'altro un lampo di luce è apparso ieri l'altro quando in Messico è stata eletta presidente donna una ricercatrice meteorologica. Quindi direi che per diciamo rimanere in tema, il clima sta cambiando e quindi anche le persone cominciano a capire che vanno elette persone che hanno competenze, non persone che hanno conflitti di interesse grandi come delle case, che producono armi e sono ministri della difesa. Ma questa sembra una barzelletta, L'altro giorno chi ha visto il film L'Italia che conta, il documentario che abbiamo prodotto, all'interno c'è lo spezzone in cui in una recentissima conferenza stampa un giornalista, non mi ricordo se del Pakistan, del Bangladesh, un giornalista di un paese molto, molto lontano, dimmi? Sì, sì, del Pakistan, esatto, dicevi bene. Del Pakistan, perfetto, ha chiesto a Conte: ma come mai i politici 5 Stelle non sono mai coinvolti in scandali di corruzione o di conflitto di interessi? Perché per lui, così diciamo lontano dalla realtà italiana, vedere che tutti gli altri partiti hanno una serie di condannati, perché io sono garantista totale, perché per me finché non c'è una sentenza passata in giudicato, e sentenza passata in giudicato vuol dire che è quella definitiva, primo grado, appello, Cassazione, quindi solo quando è definitiva per me si può dire che quella persona ha compiuto quel determinato reato. Fino a prima io non mi esprimo mai assolutamente, sono un po' diciamo in controtendenza su questo, ma per me anche se c'è un'intercettazione telefonica, anche se c'è, io preferisco sempre aspettare che sia il giudice a dire che una persona ha sbagliato. Ora, detto questo, anticipiamo le cose di cui volevo farti parlare. Agricoltura, perché i danni in partenza li avremo in agricoltura. Poi vorrei parlare di astensione, vorrei parlare di armi e vorrei parlare di giovani. Quindi, detto questo, ti farei partire con l'agricoltura. Tu provieni da una famiglia di agricoltori. Ricordo sempre, per dare i numeri, che l'Italia, che ha 30 milioni di ettari, di cui 16 sono di terreno accatastato come agricolo, e di questi 16, 4 milioni di ettari sono stati abbandonati. Io dico perché all'agricoltore non gli conviene coltivarli. Se li abbandona, non gli conviene coltivarli, costa troppo, troppa fatica, troppi rischi, troppo poco ritorno economico. Ecco, l'Italia sta già affrontando un processo di desertificazione. La Sicilia, ahi lei, è la prima che si sta letteralmente desertificando, ma non come popolazione, non è un concetto metaforico, è proprio geologico. La Sicilia si sta desertificando, già a marzo erano in emergenza acqua. Non voglio pensare fra un paio di mesi, passata questa ondata di maltempo, come ci ritroveremo. Ecco, l'agricoltura sarà in Italia, ma ahi noi a livello globale, la prima che pagherà il dazio più pesante delle catastrofi climatiche, perché io le chiamo catastrofi climatiche, perché cambiamento è un termine neutrale. No, qui siamo in presenza di un qualcosa che non è naturale. Queste sono catastrofi naturali che noi abbiamo provocato, ancora più precisamente il 75% dei gas climalteranti, e se si chiamano climalteranti c'è un motivo, proviene dalla filiera fossile. Quindi agricoltura, Giacomo, cosa vuoi dire tu in proposito?
In effetti, guarda, il tema agricolo per me è collegato ai tre temi, almeno ai due temi della transizione ecologica e della giustizia sociale, perché insomma, in questi anni io, come ricordavi anche tu, sono la mia famiglia, si sono conosciuti i miei genitori alla facoltà di agraria, hanno avuto un'azienda agricola biologica per tanti anni, che veniva dai miei nonni, dalla famiglia da parte di mio padre. Quindi questo tema l'ho sempre vissuto molto da vicino, nel campo fin da bambino, a raccogliere le zucchine, a portarle alle zucchine, pomodori, le fragole, a portarle alla cooperativa che poi dopo avrebbe venduto il nostro prodotto. Quindi tutto il problema della filiera, del prezzo che viene riconosciuto agli agricoltori che è molto basso e che se uno ha un'azienda piccola fa veramente molta fatica a pagarsi le spese che magari nell'economia di scala con le aziende grandi si riescono anche a pagare maggiormente. Però nelle aziende piccole veramente uno ci deve credere molto per fare un'azienda agricola di piccolo taglio, ecco. E come dicevi, nel nostro paese le aziende agricole sono, oltre ad essere un tessuto sociale di tradizione, il nostro paese ha vocazione agricola e tradizione agricola, tutti noi ormai, anche se negli scorsi decenni molti sono andati dalle campagne alle città, hanno nonni, hanno un vissuto, hanno dei ricordi legati al mondo agricolo. E questo ce lo portiamo dietro anche nelle nostre abitudini alimentari, nelle nostre tradizioni, nei nostri ricordi. E io, negli scorsi mesi, quando ti ricorderai, è iniziata la protesta, la famosa cosiddetta protesta dei trattori, no? Questa protesta che ha causato nei suoi effetti più tragici un passo indietro gigantesco su diverse misure ambientali dell'Unione Europea, che erano state un avanzamento gigante negli scorsi decenni, forse negli ultimi 15 anni ci si era battuti veramente tanto le organizzazioni ambientaliste e le persone che lavorano nel settore per portare avanti queste misure che poi la Commissione von der Leyen 5 anni fa ha preso e ha portato avanti nel Green Deal europeo, ma avevano un passato di lotte, di battaglie, di unione tra diversi mondi. Insomma, questa protesta dei trattori ha avuto, se vogliamo, questo effetto altamente negativo. Diciamo che viene da, però, io vorrei spezzare una lancia per la complessità di questa protesta, perché il mondo agricolo non è un mondo univoco. Non è che ci sono gli agricoltori, e allora sono tutti agricoltori. Ci sono i piccoli agricoltori, i grandi agricoltori, ci sono gli allevatori, ci sono persone che con la terra hanno anche poco a che fare, sono più imprenditori e che hanno sotto di sé le persone a lavorare, dei grandi appezzamenti. Insomma, abbiamo il mondo agricolo che è molto variegato, un mondo agricolo che è composto da persone che hanno anche una grandissima coscienza ecologista e vorrebbero andare nella direzione giusta. Io ne conosco tante di queste persone, anche giovani che sono in agricoltura, che vorrebbero dalla terra ricavare un sostentamento e portare veramente avanti dei valori anche legati all'ambiente, alla tutela ambientale. Però è difficile, oggi è difficile per un agricoltore, soprattutto se piccolo e soprattutto se vuole andare verso una direzione agroecologica, di farlo veramente in maniera efficace. Noi, diciamo, come mondo agricolo, se vogliamo, possiamo anche dare un po' di ragione a una parte del mondo agricolo che è sceso in piazza con i trattori, perché effettivamente oggi il ruolo dell'agricoltore è un po' negletto, è un po' trascurato all'interno della società, non ha quel riconoscimento che meriterebbe, ma l'agricoltore e l'agricoltrice producono il nostro cibo e se lo producono in un modo sostenibile per i suoli, per l'acqua, per l'aria, per il clima, con le emissioni di gas climalteranti che anche dall'agricoltura in gran parte vengono e provengono, ecco, noi se riusciamo a incentivare quel mondo agricolo che esiste, vi giuro che esiste, e non sono tutti inquinatori, o anzi, la maggior parte degli agricoltori fa agricoltura e sa benissimo di essere tutti i giorni in prima linea di fronte ai cambiamenti climatici, agli sconvolgimenti climatici, come giustamente dici, una delle battaglie del Movimento per il Clima è stata quella di parlare delle cose con il loro nome, quindi non cambiamenti climatici, ma crisi climatica, disastri climatici, sconvolgimenti climatici, perché quello che sta accadendo in questo momento è qualcosa che non ha nulla a che fare con i cicli naturali. Quindi, insomma, queste persone sono sulla prima linea di trincea, se vogliamo usare questo nome che oggi è un po' abusato, mi rendo conto, dei cambiamenti climatici, degli sconvolgimenti climatici, della crisi climatica. Tutti i giorni quando piove, quando grandina, noi magari ci preoccupiamo delle nostre automobili, no? Ah, adesso mi colpisce la grandine, mi fa un po' un'ammaccatura.
Ma quella grandine in campagna vuol dire qualcosa di tragico, vuol dire perdita dei raccolti, vuol dire distruzione in primavera, quando fa quelle grandinate primaverili, distrugge tutte le gemme degli alberi che poi producono i frutti. Quindi magari ci troviamo al mercato poi che le albicocche costano un sacco perché ce ne sono poche, perché o le dobbiamo comprare dall'estero e perché i nostri agricoltori magari hanno avuto l'ennesimo evento estremo che gli ha distrutto i raccolti. Quindi queste cose poi le vediamo in agricoltura, che sono assolutamente collegate i temi climatico-ambientali con i temi agricoli, dell'economia, del nostro territorio, del tessuto sociale. E l'agricoltore appunto è in prima linea tutti i giorni di fronte a questo. Però abbiamo bisogno che l'agricoltore, che si rende conto di questo e che vuole andare verso una produzione più sostenibile, che vuol dire magari banalmente anche minor produzione. Sappiamo che se, diciamo, in alcuni casi no, se si fa un'agricoltura agroecologica puoi anche non ridurre moltissimo la tua produzione, ma in alcuni casi sì, effettivamente dando meno pesticidi, meno prodotti chimici, creando dei prodotti più salutari anche per noi a livello di salute, magari ne produci di meno. Allora qual è il punto? Il punto è che quei prodotti devono essere pagati di più, che l'agricoltore, e questa è una proposta che vorrei portare anche in Parlamento europeo, ci credo veramente tanto, e si è cercato di fare anche negli scorsi anni, ma con grande difficoltà, bisognerebbe portarla avanti, è quella di riconoscere all'agricoltore e all'agricoltrice che produce prodotti di ottima qualità, sia per l'aria, per la salute, per il clima, e che magari ne produce di meno, e gli dà una resa minore, dargli comunque, riconoscere a livello economico non solo il costo di quel pomodoro, ma anche il costo di quella modalità di produrre quel pomodoro che ci aiuta, ci fa stare più in salute, ci aiuta dal punto di vista climatico. Perché quello poi ha un costo. Quando noi paghiamo gli sconvolgimenti climatici, l'alluvione in Romagna è costata 8 miliardi di euro e che ancora non si riescono a trovare. Quello ha un costo. Quindi se ho un agricoltore, un'agricoltrice che mi aiutano a evitare quei problemi lì, che poi hanno un costo sulla società, io quei soldi li voglio dare a lui e a lei. Voglio riconoscergli questo sforzo, voglio riconoscergli questa produzione che deve essere incentivata, quindi pagare agli agricoltori e alle agricoltrici i servizi ecosistemici che loro ci garantiscono. È chiaro che dobbiamo fare delle scelte però, non tutti hanno oggi questa sensibilità e dobbiamo orientare i fondi europei, che oggi sono tantissimi e vanno in grande parte al mondo agricolo, quello lo dobbiamo dire, ma a quale parte di mondo agricolo? Quale stiamo incentivando in questo momento? Stiamo aiutando i nostri agricoltori e le nostre agricoltrici a produrre in questa direzione che vi ho appena spiegato, che ho appena detto? Lo stiamo facendo? No, non abbastanza. Molti agricoltori che conosco mi dicono, guarda Giacomo, io in questo momento sto cercando di fare il possibile, ma con il biologico oggi ho una resa minore e il prezzo è lo stesso. Quindi io non ci arrivo alla fine del mese. Vorrei produrre in una certa maniera, vorrei fare agricoltura in un certo modo, ma non sono pagato adeguatamente, non ce la faccio. E allora torno indietro. Perché devo essere l'unico scemo che tira e non arriva alla fine del mese? Per che cosa? Che non mi sembra che mi venga riconosciuto questo sforzo. Ecco, dobbiamo andare in Unione Europea a portare avanti questi temi, a far capire che a tutti gli agricoltori che sono scesi in piazza, anche con alcune ragioni, poi sono state molto strumentalizzate dalla destra, le altre, le ragioni erano valide alcune, ma il punto qual è stato? C'è stato un grande misunderstanding, un grande mistificazione della realtà. Il problema degli agricoltori, quello che voglio dire anche in Unione Europea, che voglio dire durante questa campagna elettorale, che sto dicendo dappertutto, è agricoltori, agricoltrici, il vostro problema non sono le politiche agricole, le politiche climatiche, le politiche sostenibili dell'Unione Europea, le politiche ambientali. No, il vostro problema è che non siete adeguatamente pagati. Sono le politiche del reddito, del sostegno al reddito, di quello che oggi i nostri politici fino ad oggi hanno portato avanti in Unione Europea, perché abbiamo mandato della gente che diceva agricoltori siamo dalla vostra parte, poi portava avanti gli interessi delle grandi multinazionali dell'agrobusiness. È chiaro che poi dopo i piccoli e i medi, che in Italia sono la maggior parte, rimangono indietro. Oggi la politica agricola comune, lo sai Gianni, insomma, l'80% dei fondi li destina al 20% delle aziende agricole, che sono quelle più grandi, sono quelle più grandi. Oggi la PAC, la politica agricola comune, i finanziamenti europei, vengono dati per ettaro, chi è più grande prende di più e quindi chi è più piccolo, che ha spese maggiori. Ti interrompo un attimo per dirti che uno dei grossi problemi globali che sta crescendo negli ultimi decenni è oligopoli sempre più ristretti, quindi di un determinato mercato, quello farmaceutico, quello bancario, quello dei prodotti per l'agricoltura, diserbanti, anticrittogamici, fertilizzanti, sono sempre meno aziende
onde che sono sempre più grosse. Quindi il pesce grande che mangia il pesce piccolo diventa sempre più grande e sempre più potente. Anche in ambito di aziende agricole ci sono i numeri, ancora una volta sempre numeri, quindi non sensazioni di pancia, ma numeri, che dicono due cose importanti. Primo, che la stragrande maggioranza dei terreni agricoli in Europa è detenuto da poche grandi aziende. E secondo, che quelle poche grandi aziende, come hai appena detto tu, si prendono il grosso dei fondi europei. Quindi, ancora una volta, profitti privati, costi pubblici. E questa è una delle cose che il movimento, quindi anche tu se verrai eletto, si impegna a combattere, perché l'oligopolio quasi sempre è estremamente deleterio, soprattutto se non c'è una forte partecipazione pubblica, perché se io in quell'oligopolio ho comunque una correzione, ho un socio pubblico che comunque mi calmiera i prezzi, il mercato, i comportamenti, è un discorso. Ma se è totalmente privato, ieri abbiamo fatto un'ora di discussione sulle banche, anche loro sempre più grandi, che guadagnano sempre di più, con profitti che toccano record sempre maggiori, eccetera, eccetera. Giacomo, siccome il tempo corre veloce, volevo che tu ritornassi sul tema dei giovani, delle associazioni, io le chiamo giovanili, ma non è mancanza di rispetto, diciamo giovanili anche come data di nascita. Quelle che io conosco principalmente sono Fridays for Futures, Extinction Rebellion e Ultima Generazione, che, di cui prima ho mostrato le pagine, adesso le rimostro anche, perché io credo che veramente la tua esperienza già avvenuta potrebbe essere veramente un ponte per amplificare, aumentare, migliorare il dialogo con questi soggetti, perché è così, cioè è così, non vedo cos'altro ci possa essere di diverso. I giovani naturalmente sono il futuro, ovviamente dovete preoccuparvi assolutamente per il vostro futuro, quindi io già auspico e invito tutte le associazioni a stringere i rapporti con tutti i partiti, mica solo con noi, con tutti i partiti, perché dobbiamo collaborare assieme, soprattutto avendo tanti obiettivi che sono assolutamente comuni, Quindi cosa ci vuoi dire su questo? Ah, guarda, io come sai sono ben d'accordo su questo, e però mi rendo conto anche che c'è una complessità grossa, una difficoltà nel far avvicinare i giovani in generale alla politica partitica, che oggi viene vista, ma oggi, poi in realtà non è questione solo di oggi, è da diversi anni, come molto distante. In generale, diciamo i giovani, perché a livello anagrafico poi, perché poi a livello contenutistico abbiamo fatto negli scorsi anni, i movimenti per il clima hanno fatto delle proposte veramente molto interessanti, ma non è che se le sono inventate, le hanno condivise con scienziati, con esperti, e le hanno portate poi alle persone in politica. Quindi tante volte anche tanti giovani, molto molto giovani, sono riusciti a fare delle proposte, a andare dalle piazze e comunque a spingere delle proposte di decisori politici. Diciamo che in questo momento chi è giovane in generale, ma lo sento anch'io questa cosa ovviamente, e lo dico perché la penso, abbiamo tante energie, tanti ideali e anche poca disponibilità al compromesso spesso, nel senso che una cosa è giusta, sai che è giusta, e tu vuoi che sia fatta, non è che vuoi sentire troppe discussioni, troppe scuse, le cose sono da fare. Politici che siete al governo, che siete in Parlamento, che state a fare le cose, che dovreste rappresentarci, dovete seguire la realtà. I movimenti per il clima, Gianni, in questi anni hanno detto più o meno tutti la stessa cosa con modalità diverse. Extinction Rebellion, Fridays for Future e Ultima Generazione portano avanti praticamente le stesse cose con qualche differenza, però la differenza sta nelle modalità. Ma uno dei principali punti è stato quello di dite la verità, perché prima di tutto alle persone va detta la verità. Siamo in una crisi climatica ed ecologica terrificante, negli scorsi decenni non è stata affrontata come doveva, quindi anche i giovani che scendono in piazza hanno questo senso anche un po' di
tradimento da parte delle generazioni precedenti. E bisogna curare le relazioni per far capire che tante persone come te Gianni, come tante persone che conosco, che ho conosciuto in questi anni, sappiamo benissimo che non siamo soli come giovani di fronte a questo. Gli ideali ce li hanno anche tantissime persone più adulte, più anziane di noi, ovviamente, ed è per questo però la difficoltà sta in questo, ed è quello il mio impegno, collegare le generazioni, collegare chi a questi ideali e questa spinta e che da anni si batte su questo, perché anche tu prima di entrare nella politica istituzionale avevi già queste idee, facevi già queste cose, quindi anche tu hai passato un po' questo passaggio, ed è importante che lo facciamo capire. Dobbiamo collegare le persone dentro le istituzioni e fuori le istituzioni che hanno queste idee. Poi è chiaro che tanti movimenti per il clima, ma anche Fridays for Future, io ne ho fatto parte e lo posso dire, e non cercano soltanto di mettere delle persone per bene che abbiano le idee giuste nelle istituzioni, perché quello è un po' un lavoro a metà, se vogliamo. È chiaro che nelle istituzioni ci vogliono persone di un certo tipo come noi che portano avanti questi temi, però ci vuole anche un cambio di sistema. Non possiamo pensare che le cose possano andare meglio nei prossimi anni in così poco tempo, perché ci stiamo tutti dicendo dei grossi cambiamenti sono necessari nei prossimi anni, con una, e questo lo dice la scienza, con misure senza precedenti e con una velocità rapidissima, cosa impensabile. Negli scorsi decenni non abbiamo fatto quasi niente, nei prossimi anni dobbiamo fare quasi tutto. E come lo facciamo? Questi movimenti lo sanno. E sanno benissimo che non serve mantenere soltanto il sistema attuale con semplicemente delle persone un po' migliori all'interno. Serve cambiarlo questo sistema, serve ridefinire alcune regole del gioco che in questi anni ci hanno portato a essere molto lenti nell'affrontare le crisi e non dare veramente voce alla scienza, a quello che è la verità e la realtà dei fatti. Uno dei motivi per cui i movimenti per il clima, i movimenti giovanili, hanno un senso è questo qui, di spingere sempre la politica ad andare oltre se stessa, andare oltre alle istituzioni, che hanno senso se però recepiscono la realtà e la cercano di cambiare con la velocità che serve. E allora i movimenti riescono a stare al passo con chi fa politica, se chi fa politica ha questa consapevolezza e ha questa urgenza anche di cambio di sistema. Cambio di sistema cosa vuol dire? Poi Gianni lo sai meglio di me, io ti sto soltanto ripetendo delle cose, però il punto è, anche a chi ci ascolta, far capire che noi non stiamo portando avanti semplicemente delle leggi, delle modalità istituzionali di cambiare la politica, di migliorare la politica con delle persone competenti che hanno una storia, ma anche di modificare il modo in cui la nostra società sta girando in questo momento, che non ci permette di fare quei cambiamenti necessari con l'urgenza necessaria. La modalità con cui oggi abbiamo portato avanti la transizione ecologica è una modalità che tiene indietro le persone, lascia indietro le persone più vulnerabili, che hanno più bisogno. Servono tanti soldi per fare una transizione ecologica che sia veloce, che sia rapida e che tenga insieme le persone con sé e che poi votano perché questa transizione continui, votano le persone come noi che portano avanti questa transizione. Ma per non lasciare indietro queste persone, noi dobbiamo cambiare il modello economico. Il modello economico e sociale che abbiamo portato avanti fino ad oggi in questi anni, in questi decenni, in queste centinaia di anni direi, perché alla fine è sempre più o meno lo stesso, vede una grande parte di persone che comunque sono lasciate indietro, chi è in miseria e chi è nel lusso. Noi dobbiamo redistribuire le risorse a livello economico, sociale, in una maniera migliore di quella che è stata fatta fino ad oggi. Quando parliamo di patrimoniale, il Movimento 5 Stelle non usa questa parola patrimoniale, perché è stata molto abusata in questi anni, è stata usata male, è stata usata anche contro le persone più povere, perché tutti hanno contribuito, ma se tu fai contribuire a tutti nella stessa maniera, stai facendo quello che diceva Don Milani di non fare, parti uguali fra diseguali, e quello che dobbiamo fare è esattamente il contrario. Dobbiamo fare pagare la transizione ecologica, la transizione del mondo del lavoro, tutto quello che dobbiamo fare costa tanti soldi, lo diciamo sempre. I soldi devono essere trovati da chi ce li ha, da chi ha la possibilità, anche facendo uno sforzo, di non andare nella miseria, ma dando la possibilità a chi è nella miseria di seguirci nella transizione. Le aziende energetiche, le grandi aziende inquinanti, le multinazionali del fossile, del farmaco, che in questi anni hanno fatto extra profitti giganteschi, i movimenti per il clima dicono questo, non dicono soltanto risolvete il clima, dicono risolvete le storture sociali che ci hanno impedito fino ad oggi di agire con la giusta urgenza, perché le persone poi, quando vai al mercato, io sto girando tutti i mercati, sto girando dai mercati e agli aperitivi la sera per incontrare chi non vota più, queste persone si sentono tradite da una politica che l'ha lasciata indietro,
E noi dobbiamo andare a far pagare queste transizioni. A chi può farlo? Chi può farlo sono anche le grandi multinazionali, i grandi patrimoni. E questo, Gianni, è un dato che cito sempre ultimamente, perché i soldi ci sono, non è che non ci sono. E noi, se cambiamo questo modo di pensare, questo modo di fare politica, di andare a cercare le risorse ci sono e le riusciamo a trovare. Se noi ogni anno in Italia, ogni anno, tassassimo dell'1% i patrimoni sopra a 5 milioni di euro e del 3% i patrimoni sopra i 20 milioni di euro, solo in Italia ogni anno svilupperemo un tesoretto di 17 miliardi di euro. Questi sono i dati. Quindi i soldi ci sono, non è che non ci sono, ma è la colpa della politica che fino ad oggi ha faticato a andarle a prendere, cambiando anche il sistema economico in cui siamo inseriti. È tutto lì la questione. Se vogliamo portarci dietro i movimenti per il clima e i giovani che scendono in piazza con questi ideali, ce li portiamo dietro se facciamo capire che non vogliamo soltanto fare un po' meglio le cose che abbiamo fatto fino ad oggi, ma che vogliamo risolvere le strutture sociali cambiando il sistema che fino ad oggi l'ha prodotto. Giacomo, grazie. So che tu devi scappare per un altro impegno. Sentire un politico citare Don Milani è già estremamente raro. Sentire un neopolitico giovanissimo citare Don Milani è ancora più raro, e non è una questione di fede. Qui non stiamo parlando assolutamente di religione, stiamo parlando di buonsenso, di senso civico, di condivisione, di solidarietà, quelle cose che sono a prescindere. Poi ognuno ha il pienissimo diritto di essere credente nella religione di sua scelta, ci mancherebbe, ma qui parliamo di valori che sono comunque a prescindere. Solidarietà umana, punto e fine. Milani era una bravissima e grandissima persona. Prima di tutto, io Gianni ti volevo dire che, e volevo ricordare a tutte le persone che ci seguono, ma anche a te, che io sono candidato, come sai, come sapete, lo dico a chi non lo sapesse, in tutte le 4 regioni del nord-est, quindi Trentino, Friuli, Veneto e Emilia-Romagna. È una circoscrizione veramente gigante. Le europee sono così, hanno il pregio che sono un sistema proporzionale che è sicuramente più democratico di quello delle politiche, perché ci sono le preferenze, si possono votare le persone preferite, quindi anche oltre al partito si possono votare dentro al partito le persone che ci rappresentano maggiormente e che vogliamo supportare. Io sto correndo per farcela, è sicuramente un progetto molto ambizioso, ma voglio portare quello che ho fatto in questi anni con queste idee dai movimenti per il clima, dalle piazze alle istituzioni, portare la mia generazione e ridare fiducia. E io ho bisogno di passaparola, lo chiedo anche a te Gianni, grazie per questa diretta, grazie per quello che stai facendo, dando spazio ai candidati che in questo momento stanno portando queste tematiche. Io chiedo a tutti di fare un po' di passaparola, perché è quello che mi permetterà effettivamente di essere eletto tra qualche giorno in Parlamento europeo. E insomma, ho bisogno di supporto, di aiuto, e al 9 giugno, l'8 e il 9 giugno, alle urne potrete fare il mio nome, il mio cognome, potrete scrivere Zattini e sostenere la mia candidatura. E, insomma, è quello che vi chiedo a chi ci guarda, a chi mi guarda, perché poi appunto in questo momento io non ho risorse personali, non ho risorse economiche, il Movimento 5 Stelle non ha finanziatori, grossi finanziatori, ma non finanzia neanche i propri candidati, e a quel punto sono le persone che li sostengono in base a come credono e alle persone in cui credono. Quindi datemi una mano e ce la posso fare. Grazie Giacomo. Io faccio un appello a tutti i candidati. Io ospito volentieri chiunque, sto cercando di dare visibilità a chiunque, di far passare i messaggi, perché ripeto, noi contenuti e qualità ne abbiamo tanta, quindi già ho alcune dirette programmate per i prossimi giorni. E in bocca al lupo a tutti i candidati, in bocca al lupo a tutto il movimento, e se vi è piaciuta questa diretta, condividete. Grazie ancora, buona giornata a tutti e buon grazie voto. Grazie a tutti, grazie Gianni, buon proseguimento e buon voto.